Entrano in campo le squadre. Al Baggio Park si sfidano oggi Chiavo Veronica contro l'FC Nao. Ecco i giocatori che entrano in campo. Tutto pronto, ci aspettiamo grande spettacolo, ci aspettiamo grandi giocati, soprattutto da giocatori chiavi come Dell'Arte. Buona partita a tutti. Avanza ancora Chiavo, attenzione, prova con la conclusione. Tentata questa volta da Garbagnati. I ragazzi giallo-blu avanzano ora, sempre su quell'out. Sfondamento centrale, la palla è diventata buona. Ancora il Chiavo, il mancino, che però non trova anche in questo caso lo specchio della porta. Ancora il Chiavo, tocca dentro, c'è l'autogol clamoroso di Godwin. Incredibile, si risvera il numero 11. Autogol che è nato da un cross sulla sinistra, ma veramente incredibile quanto è successo oggi al Baggio Park. Stavolta il tocco centrale, altro errore della difesa del Nao, che in qualche modo se la cava, ma per poco non esce un altro rimpallo che poteva veramente condannarli al 2-0. Calcio d'angolo, palla messa in mezzo, brivido sul finire del primo tempo per il Nao. Termina qui quindi la prima frazione, spot per noi. Carico arretrato Dell'Arte, fa un capolavoro che corrisponde proprio esattamente al suo nome ed è 1-1. Spettacolo al Baggio Park. Ci prova sempre il Chiavo, di nuovo centralmente mancino, vincente questa volta, ed è 2-1. Gran gol quadrato in questo istante, l'autore della rete che si prende anche qualche complimento dall'arbitro. Ha segnato comunque Ferraguto. Gran gol. Ancora il Chiavo, il tocco sotto e c'è il gol. Sempre lui, sempre Ferraguto, ne fa due in meno di 30 secondi forse. Che impatto nel secondo tempo dalla squadra giallo-nera, giallo-blu, scusatemi. Ci prova subito il Chiavo, in contropiede Ferraguto, di nuovo lui per la tripletta personale, si porta a casa il pallone. 3 gol meno di 5 minuti, ma veramente un impatto mostruoso in questo secondo tempo. Il Chiavo poi senza pietà ha approfittato della fase di confusione. Battuta rimessa, riconquista palla, ancora il Chiavo che si presenta sotto porta con Garbagnati, altro legno. Non è giornata oggi per il numero 9 del Chiavo. Il Chiavo prova, la palla che passa è ancora buona. Scarico arretrato, Bozzetti, prova lì col destro, ha un'altra chance. Palla che poi viene deviata, sarà rinvio dal fondo. Ancora il Chiavo, sempre su quella fascia, sempre con la stessa filosofia di gioco. Riesce a passare, riesce anche ancora una volta a segnare. Questi sono gol che valgono per la differenza reti. Ormai non si esulta nemmeno più in casa giallo-blu. Scusate anche il gioco di parole. Ancora il Chiavo, Ferraguto, stoppa, destro giro, si allunga il portiere che evita l'ennesimo gol per la propria squadra. Ancora il Nao, si combatte su ogni pallone fino alla fine. Pallone che ora arriva e tra i piedi di Aldrighetti, trova la respinta efficace del portiere avversario. Dell'Arte alla ricerca del compagno, che prova poi a girarsi. Goodwin mostra tutte le proprie qualità, viene contrastato bene da De Carlo. Spinta in aria, allontanata, diventa buona quindi per il contropiede del Chiavo che si presenta sotto porta. Il gran dribbling poi di Garbagnati che trova il gol, allunga nuovamente, inquadrato in questo istante con l'altro protagonista del match, Ferraguto. È un Chiavo stellare oggi. Calcio di punizione del Chiavo, tocco arretrato Furfaro. Finisce qui dunque, vince ampiamente il Chiavo che si porta a casa altri 3 punti
preziosissimi, tanti gol che sicuramente incideranno sulla differenza reti. Da Baggio Park è tutto, spot per noi.